Buongiorno a tutti, iniziamo, abbiamo i giornalisti collegati per la conferenza stampa, conferenza stampa che si muove su più punti, abbiamo il collegamento a distanza, il sindaco di Falconara e il vice sindaco di Senigallia, promosso, va bene, qui con me invece c'è il sindaco di Morvalle, dove c'è il mio bar preferito, e diamo la parola all'ingegner Stefoni che inizia ad illustrare progetti che riguardano corsi d'acqua che sono stati interessati negli ultimi anni a diverse alluvioni, sui quali stiamo facendo interventi importanti. Con noi il consorzio di bonifica, l'avvocato Netti, e credo che la giornata con la bomba d'acqua d'Ancona sia perfetta per illustrare questi temi, perché ci capita sempre illustrare che c'è un secco della miseria, invece, diciamo, l'acqua di queste ore ci riattiva la memoria su quello che è accaduto. Quindi un quadro degli interventi, gli investimenti, quello che si sta facendo, la parola subito ai tecnici, Ingegner Stefoni. Buongiorno a tutti, prego chi è che può far Vai, vai. manovrare la presentazione. Mari, mentre parlo, all'inizio della presentazione ci sono una serie di foto che rappresentano gli eventi di quell'epoca, che Mari possiamo scorrere così rapidamente. Come è noto, nel 2006 ci sono stati degli eventi importanti che hanno interessato sia la zona nord che sud di Ancona, causando ingenti danni, fortunatamente non vittime, però mettendo in crisi anche infrastrutture importanti, come ad esempio l'aeroporto di Falconara. A seguito di questi eventi, è stata dichiarata innanzitutto lo stato d'emergenza e poi fatta una serie di nominato un commissario, aperta una contabilità speciale al 3002. E fatta una serie di indagini per capire quali erano gli interventi da mettere in campo per risolvere queste problematiche. Ne è derivato un piano d'azione che prevedeva diversi interventi sia sul bacino dell'Esino, la zona di Falconara e i fossi minori, Biscia, Rigatta, Cannettacci, San Sebastiano, che sono tutti quelli che interferiscono con la zona della città di Falconara, della raffineria e dell'aeroporto di Falconara, praticamente tutto il versante in sponda destra del fiume Esino. Un'altra serie di interventi sono stati individuati invece nella zona dell'Aspio. Qui puoi andare avanti, questo è quando possiamo vedere una planimetria che ancora avanti è. I due bacini importanti, il nord e sud, sono quelli sulla sinistra dello schermo di Falconara e invece sulla destra della zona dell'Aspio, che è interessato i fossi dello Scaricalasino e il fosso Rigo. Lì si è allagata tutta la statale 16, c'era la ferrovia Adriatica che ha fatto una sorta di diga con il rilevato ferroviario e praticamente quel tratto lì ha visto zone con 2 metri d'acqua. Quindi a nord, se andiamo avanti, dovremmo avere questo è un dettaglio dei fiumi che hanno i fossi che hanno scaricato. Potete vedere in particolare che il fosso San Sebastiano, Cannettacci e Rigatta sono stati collegati da un canale liscio artificiale che ha costeggiato la pista aeroportuale. Questa aeroportuale si vede Sì, a margine della forma più del regolare. Delta. E quindi che è successo nel 2006? Che ecco, nel 2006 questi tre fossi hanno tracimato rispetto al canale Liscia, ecco, in celeste vedete quello che è successo, e hanno tirato dritto quello che era il percorso naturale, grosso modo, prima che fosse realizzato l'aeroporto. Quindi poi abbiamo messo in campo una serie di interventi che, una parte con i finanziamenti derivanti dallo stato d'emergenza, altri con finanziamenti derivati dal Por Fers e altri con finanziamenti recenti, 1,5 milioni che abbiamo preso dal Ministero dell'Ambiente, abbiamo messo tutto insieme e abbiamo fatto una serie di interventi che oramai sono quasi completamente finanziati e riguardano sostanzialmente la sistemazione del canale Liscia con un adeguamento delle sezioni in modo tale che non succede più quello che è successo nel 2006.
Sostanzialmente sono quindi l'adeguamento delle sezioni in modo da aumentare la portata. La racconto in maniera molto semplice per non essere anche noioso. Poi di fondamentale c'è la deviazione del fosso rigatta, che attualmente il fosso rigatta in giallo nell'immagine prosegue nella parte azzurra e va a passare sotto la raffineria. Questo non succederà più perché il fosso rigatta lo infiliamo dentro il canale liscia. Quindi risolviamo sia il problema dell'aeroporto, ma anche un sovraccarico che normalmente c'ha anche la rete drenante al di sotto, all'interno della raffineria, perché ci sono molti tratti intubati, perché è difficile anche ispezione. Tra l'altro è un potenziale rischio, per cui quello di andare a dilavare i piazzali della raffineria con l'acqua meteorica, cosa che è da evitare, anche perché subito a valle poi c'è il mare, non c'è neanche la possibilità di andare a fare un intervento in emergenza. Questo, diciamo, non succederà più, perché tutto quello che viene dal versante che manda acqua sul fosso rigatta andrà sul canale liscia e direttamente sul lesino. Quindi quello che poi invece arriverà sulla raffineria è quello che piove a valle del canale della liscia, cioè quello che casca lì sopra, non quello che viene da lontano, che è una frazione molto piccola. Ulteriori interventi saranno, col finanziamento aggiuntivo che abbiamo preso proprio l'anno scorso dal Ministero dell'Ambiente, il prolungamento dell'intervento di adeguamento del canale liscia più a monte, quindi fra il fosso rigatta e il fosso San Sebastiano, e probabilmente arriveremo anche un po' più su. Poi abbiamo un terzo intervento che sono la realizzazione di due vasche di laminazione a monte. Non so se abbiamo una slide che fa vedere, tanto può andare avanti su questi lotti senza quelle, sì. Poi c'è una tabella riepilogativa con i costi, no? E quindi a monte di questi due fossi che lì si vedono in azzurro, no? Il San Sebastiano e il Cannettacci, sono previste due vasche di laminazione che fanno in modo di non far arrivare immediatamente, se c'è una pioggia molto intensa, l'acqua sul canale liscia, ma di rallentarla all'inizio e poi farla defluire più lentamente. Fra questi interventi, che tra l'altro erano previsti da tempo, perché erano interventi che doveva fare la provincia di Ancona quando era Genio Civile, poi con il decreto del Rio nel 2006 sono stati riportati in regione, e nel 2016, nel 2016. Poi nel 2019 praticamente abbiamo ripreso con delle convenzioni in carico questi progetti, e nel 2020 stiamo facendo la progettazione esecutiva. La provincia era arrivata alla progettazione definitiva, oggi con il consorzio bonifica abbiamo fatto la progettazione esecutiva, stiamo nella fase delle osservazioni che gli interessati dagli espropri e gli altri soggetti interessati, i comuni, ci stanno mandando in questi giorni. Con tutti questi interventi praticamente siamo in grado di contenere in sicurezza, diciamo, anche in esuperante sicurezza, la portata duecentennale. Abbiamo avuto un problema che stiamo risolvendo in questi giorni di interferenze tra il canale del Liscia, la parte a valle, con il nuovo tracciato della ferrovia Orte Falconara. Questa cosa è stata risolta con un accordo fra i due soggetti, secondo il quale ciascuno dei due modifica il proprio progetto, lo rende compatibile, e a fronte del fatto che con il nostro intervento risolviamo anche i problemi di mitigazione del rischio idraulico alla bretella, alla ferrovia dello Stato, le ferrovie dello Stato ci danno un contributo di 640.000 euro. Sta andando in giunta la delibera che approverà lo schema di convenzione fra Regione Marche e RFI. Diciamo, questo è il quadro un po' molto sintetico della zona del nord di Ancona. Se passiamo questi sono solo quelli sopra. Il totale degli interventi in quel bacino, potete vedere, ammontano a 13 milioni, oltre 13 milioni, e questi sono completamente finanziati. No, in attesa di finanziamento ci sarebbe l'ultimo tratto, che sarebbe la sistemazione del fosso Cannettacci e del fosso San Sebastiano tra le vasche e il canale della Liscia, che anche quello il consorzio Unifica sta un po' progettando, e metteremo nel rendis, metteremo, no, in modo tale da poter ottenere ulteriori finanziamenti. Perfetto. Però il fatto che oggi abbiamo le vasche a monte
cautelativamente fanno in modo che questi fossi non vanno ancora in crisi. Quando poi ci saranno sistemati anche questi, ci avremo una sicurezza, diciamo, margine notevole. Notevole, esatto. Bene, poi altro gruppo interventi. Gruppo interventi a valle, che sarebbero sul Rio Scaricalasino, ecco qui il bacino. Questi due rii, Rio Scaricalasino e Rio Fosso Rigo, praticamente vanno a scaricare lungo la statale 16. E poi, come dicevo prima, lì c'è un po' una serie di strozzature dovute all'antropizzazione della ferrovia, ma anche di alcune zone industriali, che hanno reso abbastanza tortuosi alcuni tracciati, per cui anche lì nel 2006 è successo un evento che ha portato sott'acqua una grande quantità di territorio, che è quello che è segnato. A questo punto, con una procedura simile a quella sull'Accio, sono stati individuati degli interventi e sono state finanziate una serie di opere che erano praticamente 6 vasche, che se vai avanti c'è una tavola, queste qui. E anche queste sono state progettate dalla provincia di Ancona in qualità di genio civile all'epoca e le abbiamo riprese noi sempre nel 2019 con delle convenzioni con le province nelle quali loro si tengono l'onere di fare la procedura espropriativa, la Regione Marche invece oggi genio civile porta avanti la progettazione. Siamo in una fase proprio in questi giorni in cui con le risorse disponibili abbiamo verificato che risolvendo alcuni problemi di interferenze di linee che ci sono, di espropri e anche di adeguamento ai prezzari, con le risorse che abbiamo oggi possiamo realizzare 3 di queste 6 vasche e quindi faremo un primo lotto funzionale in appalto con un quadro economico di oltre 6 milioni di euro, dove però molto è il peso degli espropri e della risoluzione delle interferenze. Quindi adesso andremo ad approvare un primo lotto di 3 vasche. L'altro è? Quale non si fa? Beh, non sono 3, tu fai 4A, 4B e 3B. Ah, sì, ok. Quelle che mancano sono? Quelle azzurre. Quelle che mancano dopo sono 3. Una non duca. No, tutte sono 7 se le conti. Tutte sono 7. Vabbè. Si fanno quelle rosse. Si fanno quelle rosse, ecco, che basta. Sono 3. Le altre faremo un altro lotto di completamento e poi cercheremo di trovare ulteriori finanziamenti con rende su altre cose. Se non abbiamo problemi adesso in fase di espropri, eccetera, l'idea sarebbe di riuscire a iniziare lavori inizio l'anno prossimo, facciamo le procedure espropriative. L'altro fosso interessato è il fosso del Rigo, proviamo un po' qualcosa che ci fa vedere il fosso del Rigo, questo è Scaricalasino, andiamo avanti con questi qui perché se no intervento 3. Passa all'intervento 3 del fosso Rigo che gli descriviamo. Anche lì c'è una foto che si vedono le vasche. Andiamo avanti. Questa qui. L'altro fosso è interessato alla realizzazione di 3 vasche, di cui 2 sono ultimate. Anche questo era un progetto che ha fatto la provincia e che però in questo progetto aveva anche fatto la gara d'appalto. E noi siamo subentrati come Regione Marche nella fase di esecuzione dei lavori. Le prime 2 vasche a valle sono già state realizzate, sono praticamente finite. La terza vasca, in questi giorni approviamo il progetto esecutivo, poi dovremo fare anche lì l'esproprio. Le risorse finanziarie le abbiamo, mi conto anche qui di iniziare i lavori dopo l'estate, se ce la facciamo, al massimo giù di lì. Oltre agli interventi delle vasche, ci sono altri finanziamenti a valle, che il Consorzio Unifica ha avuto dal Ministero dell'Ambiente, no? Che è stato APQ, per il quale sono già in corso delle realizzazioni interventi che a valle di quelle 3 vasche sistemano tutto il canale del Rigo fino all'innesto sull'Aspio, che è in fondo del tratto fatto a pallini gialli, in modo tale da fare in modo che con i lavori che facciamo noi sulle vasche e con i lavori che verranno fatti a valle
è possibile far passare la 200ennale anche in questo posto, mentre invece la realizzazione delle sole vasche senza i lavori a valle consentirebbe solo di garantire la sicurezza per eventi con un tempo di ritorno di 50 anni. Facendo anche lavori a valle possiamo far passare quelle 200 anni. I lavori a valle sono finanziati per una parte, diciamo tra la statale e la foce, è in corso di esecuzione. Una seconda parte, quella con il numero 2, è stata finanziata quest'anno, pochi mesi fa, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sono in corso le procedure per l'accreditamento delle risorse sul bilancio regionale e nel frattempo le abbiamo quasi progettate, diciamo. Si tratta di fare un canale nuovo che bypassa tutto il tratto vecchio, che è quello dove c'è il numeretto 2 che vedete, che è il tratto che passa all'interno, che terremo come, diciamo, come sfioratore per le portate eccessive, che però passa in mezzo con un percorso molto tortuoso in mezzo alla zona industriale. Invece noi faremo un canale che bypassa in una zona che è anche zona industriale ma non è edificata, bypassa tutto quel tratto e si ricollega in corrispondenza della statale 16 con le opere già previste, realizzando anche un nuovo ponte sotto la statale 16. Rimarrebbe fuori da tutto questo argomento dove è indicato con il numero 5 la sistemazione di quel tratto di fosso, che al momento è stata ampliata solo con dei movimenti di terra, ma che andrebbe rettificata lì dove vedete piccolissimo c'è un numero 7, per evitare un percorso un po' a S, un po' tortuoso, che adesso c'è sul posto e che invece va eliminato. Questa qui, che è un lavoro diciamo non esageratamente costoso, a seguire degli interventi che abbiamo esposto vedremo di trovare risorse finanziarie per realizzare anche questa cosa qui. Il complessivo degli interventi è circa 5 milioni di euro, quindi adesso diciamo che gli interventi sono quelli. Ci abbiamo poi invece da descrivere Senigallia. Se fate partire le slide su Senigallia invece ci ha avuto continuamente eventi di esondazione, di cui diciamo il più grave c'è stato nel 2014, perché nel 2014 ci sono state anche vittime. Allora, se vuoi scorrere qualche foto, sì, vabbè. No. Su Senigallia ci sono finanziamenti che partono addirittura dai fondi FIO dell'85, che ancora non sono stati spesi e stiamo cercando di spendere adesso con una serie di difficoltà, ma lo faremo. Quindi sono ottenuti una serie di finanziamenti notevoli dai fondi FIO con i quali stiamo cercando di approvare il progetto esecutivo, cioè abbiamo già l'impresa per realizzare le vasche sul MISA. L'ultimo problema che stiamo incontrando è la risoluzione di alcune interferenze con metanodotti e elettrodotti, che però abbiamo già praticamente risolto, definito con i gestori. È solo questione di tempo, ma la soluzione c'è e anche le risorse finanziarie per farlo. È solo una questione che ci rallenta un po' il cronoprogramma. E qui sono 3 milioni di euro che andiamo a spendere in zona Bettolelle, dovrebbe essere lì dove c'è quel giallo, la zona gialla, diciamo per fare un primo intervento di una serie di vasche che era previste, mi sembrano 18-19 vasche che erano previste nel piano degli interventi che era stato prodotto dalla Regione Marche negli anni passati. Questo diciamo è uno dei più importanti, di quello relativo alla realizzazione delle vasche, e diciamo mettiamo un freno al monte, diciamo dove la parte più importante viene trattenuta. Comunque da quella zona a valle si tratta di far defluire portate dell'ordine dei 400 metri cubi al secondo. Per fare questo, oltre a quelle vasche lì, dobbiamo fare una serie di interventi all'interno del tratto cittadino, che troviamo una planimetria che li riassume, che, ecco,
tratto cittadino è stato nel tempo caratterizzato, lo sanno tutti, da una serie di antropizzazioni che hanno prima di tutto eliminato un canale che è stato tombato nel dopoguerra e che quindi non fa più da sfioratore per il Mise. Secondo, dalla presenza di diversi attraversamenti ferroviari e carrabili che pongono un limite, quantomeno in altezza, e un ostacolo al deflusso per le pile presenti nell'alveo non consente il normale defluire dell'acqua. Poi abbiamo un restringimento che è nella zona portuale, che è stato realizzato per quando la foce del Misa veniva usata come canale d'ingresso del porto. Il restringimento serviva per aumentare il fondale e consentire l'accesso delle barche. Oggi non serve più perché l'accesso al porto è stato spostato da altra parte, però il restringimento è restato. Quindi sarà necessario realizzare un'opera di sfioro che possa consentire di far passare la stessa portata che passa a Piemonte, dove, come vedete, la sezione è molto più larga. E quindi gli interventi che andremo a fare sono il nuovo ponte, tutti i ponti che ci sono, ferrovia statale e quelli del comune. Quello che veramente è un ostacolo è quello 2 giugno, che praticamente è più basso degli altri perché c'è una trave calata che sostiene l'impalcato, oltre ad avere le pile centrali anche gli altri. Togliendo solo questo, facciamo in modo che tutti i ponti che ci sono vanno in crisi praticamente contemporaneamente, per cui o lo rifacciamo tutti quanti e tutti più alti, ma è utopia, oppure facciamo, oltre che il ponte 2 giugno, altri interventi che però non sono sui ponti. Il ponte 2 giugno sarà unica campata, è stato appaltato, è un appalto intorno ai 2 milioni di euro. I lavori, mi stava dicendo oggi il Consorzio di Bonifica, verranno consegnati il 15 settembre, solo per consentire la stagione turistica al comune di Senigallia, senza che ci siano cantieri importanti in pieno centro. L'ultima azione dei lavori, quando c'è in progetto per fare i lavori, quanti mesi? No, 40 giorni. Diciamo che entro l'anno è probabile che... ma sì, c'è da fare le opere in cemento armato, diciamo. Diciamo che entro l'anno... entro l'anno ce la facciamo a tagliare il nastro. Sì, entro l'anno tagliare il nastro. Quindi nel tratto cittadino più di questo intervento non è opportuno fare. Poi più a valle della ferrovia invece per accelerare l'acqua, che invece oggi viene rallentata da quel restringimento, è necessario, oltre che un dragaggio, perché comunque la foce viene interessata da insabbiamenti per il moto ondoso, è necessario prolungare l'argine destro. Come potete vedere, quando ci sono le mareggiate, il mare entra dentro il fiume e ci entra e arriva fino alla curva che c'è in fondo al comune, che sarà un chilometro più o meno. Allora, per evitare questo, è stato fatto un progetto che adesso in questo momento è alla fase di screening presso la Regione Marche, che allunga l'argine destro del fiume Misa in modo tale da andare a scaricare l'acqua in una zona più profonda e evitare che il mare entri dentro. Questo però non è stato fatto, diciamo, empiricamente, è stato dato in carico a uno studio a livello internazionale che fa studi di questo genere, che ha ipotizzato diversi scenari: una scogliera staccata, un prolungamento con diverso tracciato da questo, verificando con una serie di calcoli analitici, naturalmente statistici, però è quanto di meglio oggi possa essere utilizzato per fare questo tipo di scelte. Quella soluzione l'ha individuata come la soluzione che dà meno turbulenze nell'innesto del fiume nel mare, e quindi meno possibilità di insabbiamento. Quindi, facendo questa opera e facendo un dragaggio iniziale per eliminare quello che ci è stato portato fino ad oggi, diciamo che la portata che passa sotto i ponti nel paese viene più agevolmente portata a mare. Tutto questo non è ancora sufficiente. L'ultimo intervento che mette in equilibrio tutto il sistema e fa passare i 400 metri cubi che passano a Bettorelle fino al mare è la realizzazione di uno sfioratore.
che sostituisce in qualche modo la presenza di quell'apertura che c'era in passato, ma che non c'aveva la stessa funzione. Quella era un'apertura più stretta e un'apertura che arrivava fino al fondo del fiume perché dovevano passare le imbarcazioni. Questa invece è un'apertura più alta e sottile, perché normalmente lì non ci passa niente, il fiume passa su fiume. Quando la portata raggiunge il limite che riesce a passare nella strettoia, una parte va a finire nel porto, ma è una parte di acqua pulita, perché quella in superficie non è l'acqua che è torbida che porta il trasporto solido del materiale, che quella va fino al mare, e abbiamo fatto in modo che con quel prolungamento non crei problemi. Di tutto questo lavoro è stato finanziato gran parte, è stato finanziato il ponte, poi ci sono anche degli argini da fare a monte, che una parte sono stati fatti fuori dal centro abitato, una parte sono stati fatti 2-3 milioni di euro adesso le cifre, e un'altra parte più o meno equivalente sta in progettazione. Di tutto questo lavoro, che parliamo, come potete vedere, di interventi direi più che significativi, 25 milioni di euro, ne sono stati finanziati in gran parte. 22,8. Quindi diciamo che con altri finanziamenti, quei 10 milioni che ancora non abbiamo nelle casse della regione, ma che sono... 1,9 milioni? No, quei 10 milioni del fondo di progettazione MATMA, sì. Qui è stata finanziata la progettazione, fino a 100.000 euro la stiamo facendo. Quei 10 milioni siamo primi, mi sembra, in graduatoria, ci devono assegnare. Non siamo primi. Margine destro, voce visa. 10 milioni. Il MATMA, Gandhi. Quindi praticamente gran parte sono finanziate, il resto diciamo che ci sono buone possibilità che vengano finanziate. Però già facendo le vasche su Bettolelle, il ponte 2 giugno e prolungando l'argine, diciamo che l'efficienza del sistema rispetto adesso, che è un'efficienza che non gli saprei dare un voto, no? Rispetto al 100% quando abbiamo realizzato tutto il sistema, io credo che 2/3 dell'efficienza la raggiungiamo già con le risorse che abbiamo. Quindi diciamo, rispetto a quello che ha subito la città di Senigallia nel corso, quantomeno da quando è stato tombato quel canale, no? Negli ultimi 70-80 anni, diciamo, una svolta gliela diamo, no? Ok. E direi che... Perfetto, io passerei all'ingegner Marzetti. Controllo di can. Altre slide? Le slide ovviamente le trasmettiamo tutte, no? Già fatto. Buongiorno, sono tuo sindaco, con cui ci siamo incontrati più volte a parlare delle problematiche dei fossi di Morrovalle. Morrovalle è un'identità marchigiana perché rappresenta la nostra tradizione di derivazione dei fiumi per acque mollitorie, quindi canali di proprietà, mulini che rappresentavano la nostra cultura marchigiana di contadini. Su questa cultura qui si è sviluppata un'urbanizzazione esagerata e che nel tempo ha evidenziato poi le sue criticità, soprattutto nelle opere che erano state realizzate con le economie di un popolo povero che veniva fuori dal dopoguerra, quindi il dimensionamento di queste opere erano minimali, sia per un fatto culturale, sia per un fatto che non c'avevamo l'attività antropica che ci abbiamo adesso. Morrovalle, il Presidente l'ha detto, subisce anche il clima meteo tipicamente adriatico, cioè queste correnti fredde che vengono raffreddate dall'altimetria, raffreddano e scaricano sui versanti fortemente. E questi versanti, come nel torrente Trodica, poi nelle parti valline provocano le esondazioni. Sono tipicamente, come dicono gli inglesi, dei flash flood. La slide, questa qua che vediamo, rappresenta il nostro PAI, il piano di assetto idrogeologico, e il PAI, siccome è stato fatto con le esondazioni storiche, quindi quelle campiture, quelle colorazioni verdi, rappresentano proprio le aree che sono state registrate alluvionate, di cui avete visto prima la fotografia con l'acqua di color marrone dei versanti di scorrimento delle colline del nord del Chienti.
E quindi uno dei principali problemi che sta nella zona di Muro Valle lo crea il torrente Trodica. Il vallato è un vallato di proprietà su cui siamo riusciti a arrivare alla decadenza della concessione, quindi attualmente fa parte del reticolo idrografico minore. Il problema che la progettazione sottolinea e che cerca di risolvere è quella di arrivare presto e bene senza intralci al recettore principale, che è il fiume Ghienti in sinistra idraulica, con la problematica che la statale 77 praticamente ha un po' condizionato l'arrivo delle acque che stanno nella parte valliva di Trodica al fiume Ghienti. Praticamente è una barriera che scherma l'afflusso delle acque. Quindi nella slide successiva vedete in rosso il tracciato che porta le acque della collina nella parte verticale, quelle sono acque collinari, poi invece nella parte orizzontale sono acque di tipo di pianura, che quindi hanno poche pendenze. Non è altro che il tracciato dell'acqua che attualmente potenzialmente sonda, ma che con l'adeguamento delle sezioni, soprattutto negli attraversamenti, riesce ad andare al suo recettore naturale, che è il fiume Ghienti. Il torrente Trodica quindi assorbe maggiormente le risorse economiche che erano state previste per la sistemazione di questi fossi, e le restanti risorse invece vengono allocate sugli altri due fossi. Se andiamo avanti, l'altro fosso, il fosso Coppo, che c'è anche una problematica addirittura sulla vecchia statale 77, in quella campitura rossa più larga, sempre le problematiche degli attraversamenti, nei pallocchi rossi vengono evidenziati le criticità dovute agli attraversamenti, che o vengono adeguati o addirittura vengono rifatti, quindi con un allargamento o addirittura rimozione dei condizionamenti idraulici che erano stati imposti per controllare la capacità molitoria dei mulini. Se torno indietro un attimo, ecco, quindi questa qui è una sezione tipo che cerca di contenere dentro i canali che costruiscono ormai servitù idrauliche, che fanno parte dello smaltimento delle acque, con l'innalzamento degli argini conteniamo l'idraulica che scorre in questi fossi all'interno dell'alveo. In questa zona non è possibile pensare a espansioni, perché il tessuto urbano non lo permette, e anche qui la problematica è quella di arrivare presto e bene al Ghienti recettore naturale. Il terzo fosso è il fosso Fontanelle. C'è un progetto per ogni snodo, vedo. Sì, ogni attraversamento, anche un occhio che non sia un occhio tecnico o un occhio allenato, vede che questi attrezzamenti sono troppo piccoli per i bacini che gravitano su questa cosa qui. Molto probabilmente nel passato erano tutte condizioni di alluvioni, ma non ce ne accorgevamo, perché lì erano tutti campi che erano devoluti a grano e grano turco. Oggi ce ne accorgiamo, perché ecco, poi sicuramente la nuova 77 ha costituito una grossa problematica, perché è un rilevato, è un grosso rilevato che se un progettista volesse, che stanno sulla collina direttamente a Ghienti, la 77 costituisce un grosso problema di attraversamento, sia come quota che sia come impatto stradale, perché bisogna attraversare una strada di una importanza notevole. I fossi di guardia adeguati anche al carico a monte? I fossi, come ha visto nel progetto, hanno delle problematiche di arginatura, soprattutto nelle zone ribassate, perché ci sono alcune zone molto incassate che non propongono limiti di contenimento geometrico. Invece, in alcune zone, che il sindaco sa bene, che c'è un parco,
adesso il nome mi sfugge, la zona in sinistra idraulica del fosso, quella lì è tipicamente, anche un occhio non allenato, vede che praticamente è un'area che con le piogge intense andrà a seguire quest'acqua. E quindi quella sezione lì che è stata proposta dal progettista contiene la piena dentro al fosso Trodica. Il progetto è già finanziato nella sua quasi completezza, perché con i fondi ministeriali che sono di pochi mesi fa, quindi il progetto è stato anche presentato in breve tempo, depone che con 4.820.000 possono essere risolte le problematiche degli allagamenti della frazione di Morrovalle Trodica. Molto bene. Allora, andrei con gli amministratori, nell'ordine, se erano partiti, mi sembra, da Falconara? Sì, da Falconara. Quindi, ci torniamo alla visualizzazione normale. Chiederei al sindaco un suo intervento. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sentiamo. Bene. Sì. Allora, io sono davvero molto soddisfatta di questo intervento che aspettavamo a Falconara veramente da anni. È un intervento fortemente risolutivo perché è articolato nei tre stralci, come sono stati ben illustrati. Quindi la nostra comunità è stata segnata in passato da situazioni estremamente critiche che avevano coinvolto, come è stato detto, strutture che sono strategiche per tutta la regione, perché in modo particolare chiaramente mi riferisco all'aeroporto. Quindi il nostro territorio segnato veramente da tanti punti di vista, quindi un intervento in questo senso per noi è davvero molto importante. Tra l'altro sembrava inizialmente che l'intervento sui fossi precludesse il discorso delle vasche che invece sono ugualmente contemplate, quindi veramente un intervento a 360 gradi, e quindi insomma la nostra comunità sicuramente ne trarrà beneficio. Colgo l'occasione per ricordare al Presidente del Territorio anche il discorso di un progetto che è in fase conclusiva per il discorso dell'aeroporto, un intervento più volte a valorizzarlo in collaborazione con il Comune, quindi mi auguro che in questa fase conclusiva comunque si riesca ad intervenire anche in questo senso. Ah, scusate, c'è il microfono spento. Ringrazio il sindaco, passerei vice sindaco di Senigallia, Maurizio. Grazie Presidente, saluto tutti, e per dire che Senigallia ringrazia la Regione per questa importante progettazione che ci permette di diminuire il rischio. È chiaro che ci sono degli interventi molto importanti che la Regione ha messo in campo proprio per abbassare quello che noi tutti abbiamo toccato con mano e come le immagini purtroppo ci hanno ricordato. Un grazie va anche allo staff tecnico che ha ripreso tutta la progettazione, e quindi dovremmo andare, superati gli ultimi problemi tecnici, anche alla realizzazione delle vasche, che comunque contribuiranno anche loro a diminuire il rischio, tenendo conto poi che gli interventi maggiori sono previsti, diciamo, nell'ultimo tratto del fiume, a partire dal ponte 2 giugno e dall'escavo del fiume, dal ponte della ferrovia fino alla foce, e la realizzazione dell'allungamento dell'argine destro del Misa. Questi tre interventi, che penso siano quelli più prossimi in quanto già ci sono i finanziamenti, come ha ricordato l'ingegner Stefoni, dovrebbero già ridurre il rischio per due terzi rispetto al complessivo di tutti gli interventi. Quindi io penso che questo di oggi è un giorno molto importante per tirare un po' un attimo le somme e avere alcune certezze sia sui tempi
e quindi sui rischi. Sugli altri due interventi che ancora non sono finanziati, aspettiamo diciamo l'esito delle risorse economiche, tenendo conto, ecco, che sullo sfioratore poi magari si potranno fare degli ulteriori approfondimenti quando saranno arrivati i finanziamenti, proprio per la delicatezza di quel tipo di soluzione. Quindi, per quanto mi riguarda, Presidente, un grazie a te personale rispetto all'impegno che hai messo e al tuo assessore di riferimento, cioè Sciapichetti, e poi al consorzio di bonifica che si è resa sempre disponibile sia nel Presidente che con il suo staff tecnico, proprio per cercare di trovare le migliori soluzioni che rispettino anche l'architettura e la qualità del nostro centro storico. Faccio solo un esempio, riprogettando l'architettura del ponte. Grazie. Grazie, io passerei al sindaco di Montecosaro, che vedo collegato. Prego. Grazie. Sì, non so se mi sentite. Sì, sentiamo. Io adesso va, non si sente più, forse non sente neanche che non si sente. No, non si sente, è colpa di Cesetti che non ha portato la banda ultralarga. Non si sente più. Adesso, allora, facciamo, magari aspettando una connessione migliore, ringraziamo, passerei la parola al sindaco di Morovalle. Come no? Non si respira. Buongiorno a tutti. Avete compreso dalla esposizione dell'ingegner Marzialetti la criticità, insomma, che viviamo nella frazione di Trodica del mio comune. Devo dire, io sono ormai alla scadenza del mio secondo mandato ed è stata la questione che più mi ha angustiato ed angosciato in questi anni, nel senso che ad ogni allerta meteo, insomma, c'era da temere che questi fossi tracimassero. E quindi, diciamo così, ringrazio la Regione, sia nella struttura amministrativa, Genio Civile e gli altri funzionari, sia nella struttura politica, perché abbiamo avuto in questi anni, all'inizio, a partire dal 2012, l'ultima grande alluvione c'è stata nel marzo del 2011, ci sono stati una moltitudine di incontri, e ringrazio il consorzio di bonifica che pure ci è stato sempre vicino, e quindi mi pare che oggi siamo ad uno step importante, insomma, nel senso che dopo l'iscrizione a Rendis, dopo la riperimetrazione dell'area, quindi l'aver trasformato con il vincolo di inedificabilità tutte quelle zone in zone rosse da parte della Regione, il Presidente lo scorso anno diede al Consorzio di Bonifica l'incarico di fare la progettazione, anche in questo anno e mezzo ci siamo continuamente interfacciati con loro e quindi siamo arrivati a questi progetti esecutivi. Logicamente attendiamo che il Ministero eroghi i finanziamenti per poter realizzare le opere, perché altrimenti, diciamo così, la situazione rimane così com'è. Però abbiamo compiuto un bel tratto di strada, rimane il tratto finale, quello di fronte al quale i cittadini si potranno sentire tranquilli, perché guardate, la situazione è veramente critica, perché purtroppo fu commesso un errore quando all'inizio avete visto, oltre a quelli che diceva il Marzialetti, ovvero fu costruita una sezione del torrente più importante quando fu cementificato troppo stretta, e questo ha portato alla maggior parte dei problemi, e quindi quella sezione è circondata da abitazioni, è circondata da un parco e via discorrendo, quindi non sono sufficienti molti millimetri d'acqua di pioggia in una giornata perché vada fuori. Quindi speriamo che arrivino presto questi finanziamenti e che si possano vedere l'inizio dei lavori e le opere. Insomma. Grazie. Prego. Se vogliamo riprovare con il sindaco di Montecò, come dicono quelle parti. Non mi sa che non va, vero? No. E di solito si sente la voce e non si vede il video. Invece si vede il video, non si sente la voce, ma non era mai successo. Va bene, ringraziamo per la partecipazione. Io direi, se il consorzio vuole
in qualche maniera dare un suo contributo. Presidente Mina. Allora, io, Presidente, tiro un po', no, un ragionamento che poi passerà a te. Hai fatto un grande lavoro. Nel sistema Marche non è cambiata nessuna legge, è cambiata una impostazione. Noi oggi stiamo, e lo vedremo, spendendo soldi fermi, come ha detto l'ingegnere Stefoni, dei fondi FIO, e mentre stiamo parlando i tuoi uffici stanno già lavorando perché sono arrivati degli altri soldi mentre parlavamo. Sì, sì, lo so, ma che lo si possa fare. Ecco, quindi tu già lo sai, per cui no, il 1,5 milioni ulteriore per Falconara, 1,3 milioni euro per Senigallia e i primi 600.000 euro per Moro Valle. Quindi voglio dire, no, prima aspettavamo di spendere i soldi fermi lì da 15 anni, oggi siamo già pronti con i progetti esecutivi per spendere quelli che ancora non sono arrivati. Questo è il cambio di passo. Sicuramente c'è il sindaco di Falconara, c'è il vice sindaco di Senigallia, c'è il sindaco di Falconara, ovviamente punterà l'attenzione sui 2,5 milioni, 3 milioni che mancano per le opere complementari del Cannettacci e del San Sebastiano. Ovviamente c'è il tema che diceva il vice sindaco come me, dei soldi che possono ancora di più elevare la sicurezza della città rispetto ai 320 metri cubi che però con queste opere già garantiamo. Il sindaco di Moro Valle deve sapere che abbiamo fatto i progetti esecutivi per tutte le opere, non per la parte di quelle che c'erano state finanziate col progetto, col fondo di progettazione. Quindi noi siamo già pronti con la progettazione esecutiva di tutto il comparto. Quindi voglio dire, no, il sistema sta funzionando e il sistema, il grande ringraziamento va fatto anche all'apparato della Regione Marche che ha diretto in maniera esemplare la progettazione degli interventi, ha usato il consorzio come strumento operativo per la progettazione e le direzioni dei lavori e in sintesi abbiamo fatto squadra, Presidente, ma questo l'hai richiesto tu tenacemente in qualità di commissario per la lotta al dissesto. Quindi io penso che di unirmi al grazie che hanno fatto i sindaci per la parte nostra, al grazie del riconoscimento che l'apparato regionale e la tua persona in qualità di commissario ha dato al lavoro fatto del consorzio di bonifica. Sì, penso che i giornalisti abbiamo sfinito le orecchie. Io voglio veramente ringraziare tutti, gli enti locali, le amministrazioni, i nostri tecnici. Le conclusioni le ha fatte molto bene l'avvocato Netti, cioè tutti quanti stanno dando grandissima prova di sé nella gestione di tutto quello che riguarda il rischio idraulico e con un impegno che vede lavorare come una grande squadra, con il consenso del territorio, perché ricordiamoci anche questi lavori qualche volta hanno incontrato difficoltà, oggi incontrano una grande attenzione, una grande disponibilità e penso che abbiamo tracciato come regione un segno molto importante proprio sul concetto di prevenzione, di attività fatta per curare il territorio prima che si ferisca. È una cosa rara nel nostro paese, spesso non viene capita perché scaviamo le gran buche e uno dice ma perché questa buca? Sì, questa specie di buca un giorno forse sarà piena d'acqua, meglio se non lo è, ma perché andrà a proteggere il nostro territorio. Sistemiamo un argine non perché abbiamo la passione di abbattere le piante, ma perché sappiamo che quella arginatura garantirà determinati risultati, così come i dragaggi, le profilature, insomma tutto quello che è stato raccontato, i nuovi manufatti, i ponti, gli attraversamenti. È un enorme cantiere fatto di centinaia e centinaia di opere, più piccole e più grandi, che hanno impegnato veramente tutta la regione. Quando il consorzio di bonifica mi forniva l'elenco, l'ho chiesto la prima volta e poi non gliel'ho chiesto più.
di tutte le imprese che lavoravano era un elenco infinito, perché anche l'agricoltore con i suoi mezzi, la piccola impresa, eccetera, nel reticolo secondario dà il suo contributo. Così come in quello principale, imprese importanti lavorano con mezzi significativi, con grande efficienza e grande risposta in termini di tempi. È un lavoro che deve continuare, è un valore acquisito, una capacità tecnica importante, dove veramente tutti stanno facendo del loro meglio. E sono tante le cifre programmate, ma anche tante le cifre spese. Cioè, molti di questi fondi sono diventati spesa. Io lo traduco in una battuta che non so quanti riusciranno a comprendere. Mi lamentavo con i servizi finanziari regionali, dico, ma perché date tanti soldi? Perché io sono abituato a rimettere tanti soldi dove non si spendono. Sulla parte idraulica iniziano a pentirsi, perché hanno visto che mettendo i fondi su questi interventi, adesso i fondi li spendiamo. C'è una specie di piccola concorrenza interna fra chi cerca di trattenere le risorse e chi le vuole spendere. Poi la spesa significa lavoro, significa anche famiglie che riescono da questo trarre giovamento, è un effetto collaterale molto positivo, ma l'effetto principale è spendere soldi nella prevenzione anziché poi doverli spendere per mettere a posto, dove costa molto di più e più delle volte metti a posto in attesa della prossima esondazione. Invece questa spesa è tutta spesa buona, che mette a posto prima e evita un mare di danni. Immaginate cosa vorrà dire da qui a qualche mese non avere una ferrovia interrotta, non avere un aeroporto interrotto, non avere una statale interrotta, una superstrada, non avere case allagate e via dicendo. Quindi è un lavoro che quando va bene non si capisce perché l'abbiamo fatto, perché uno non vede più gli allagamenti, diciamo, perché hanno sospeso, ecco, gli allagamenti non ci sono più perché abbiamo investito tanto. Sappiamo che ancora c'è tanto da fare e lo ha anticipato l'avvocato Netti. Oggi abbiamo avuto altri 7 milioni in forza del fatto che abbiamo i progetti, quindi avere i progetti ci permette anche di attirare nuove risorse. Anzi, la telefonata dell'architetto Goffi era perché adesso ha l'imbarazzo di dove mettere i fondi, cioè dice, ma perché abbiamo più esecutivi di quello che sono i 7 milioni. Quindi dobbiamo decidere dove andarli a collocare. Ed è un bel imbarazzo. Piuttosto che avere il contrario, avere i fondi dall'85 e non averli spesi. Quello per me è un imbarazzo di altra natura. Io facevo il liceo nell'85, quindi parliamo veramente del secolo scorso in termini pieni. Si tratta quindi di una grande capacità in termini di risposta, un valore sul quale la nostra regione può contare. Come sempre concludiamo la conferenza stampa dando la parola agli ormai spiniti giornalisti, ai quali chiediamo veramente tanta pazienza, ma speriamo che tutto questo ragionamento li abbia aiutati a comprendere bene il valore di quello che è stato fatto. Allora, io ho una domanda. Se... Scusate, il soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica, ha in carico gli interventi. Vai. Come ho anticipato, il sindaco, Morovalle ha avuto i fondi per la progettazione. Noi abbiamo usato quei fondi per progettare tutte le opere, che sono anche esuberanti rispetto a quello che era il fondo di progettazione. No, i fondi per la realizzazione. Oggi cominciano ad affluire dei fondi per la progettazione e il fatto che ci sia per la realizzazione e il fatto che ci sia il progetto esecutivo, come ha detto il Presidente, ci permette di andare in gara. Non sono ancora sufficienti per il completamento delle opere, quindi quanto tempo ci vorrà per mettere Trodica di Morovalle in sicurezza? Io dico 12 mesi dopo il finanziamento completo delle opere. Perfetto, grazie. Se non ci sono altre domande, aspettiamo pochi secondi e poi chiudiamo.